bellissimi. Oddio. Bellissimi. Ristante senza commettere fallo, giusto? Giusto, bene, il pallone per Paolo Dybala, ancora Paolo, Dybala, Paolo, 1-0 Roma, dai, Dybala, Paolo, Bruno, Dybala, Paolo, Bruno, Dybala, Paolo, Bruno, Dybala, Paolo, Bruno, Dybala, vamos! Ma soprattutto nella freddezza. C'è quel fallo di Cristante che c'è spero quel fallo di Cristante in me, questo. Oh no! Dybala! 35 sul cronometro. Siamo avanti noi con Paolo Dybala. 1-0 Roma. 1-0 Roma. Gol di Dybala! Quello che segna solo al Benevento, quello che segna solo contro le piccole, quello che non è mai decisivo, quello che è sempre rotto. Salutate il campione del mondo, il numero 21 giallo-rosso, ex numero 10 bianco-nero. Dybala! Non può essere fallo quello là a centrocampo, anzi era fallo contro di noi. Dybala, segna sempre Dybala, segna sempre Dybala, segna sempre Dybala, i laziali muti, segna sempre Dybala. E il progetto, secondo posto il progetto. Ha segnato la Roma al 35esimo. Ha segnato Paolo Dybala, che sfrutta perfettamente una ripartenza, entra in area di rigore e con il sinistro incenerisce Bono. Ha segnato Paolo. La Roma in vantaggio. La Roma in vantaggio a Budapest. Ha segnato Paolo. Ha segnato Paolo Dybala. Calma. Qui temevo ci fosse fallo di Cristante nei confronti del suo avversario. Non c'è nulla. La mela, Rakitic, il pallone largo per Navas che mette un pallone dentro e c'è il gol da parte del Siviglia. D'altronde, regà, stavano a giocare solo loro dai minuti di recupero del primo tempo all'inizio del secondo tempo stavano giocando soltanto loro. Il pareggio. Autogol. Sul cross in mezzo, il pareggio del Siviglia. Autogol. Autogol. Autogol di Ibañez, non mi dire. No, De Gris. No, calcio sempre. Assolutamente. Secondo me Giuseppe è doppio, addirittura mi sembra esagerato. Doppio. È sbucata, lo vedremo dal replay, dal duello Smalling e Nesiri. Ma sì, ma no, sono 20 minuti che te stanno a bombardare. Cioè, letteralmente non sei entrato in campo. Cioè, che pensavi di fare i come minuti di recupero? Rakitic vuelve la carga al Sevilla. La pelota para Nava. Jesús, en ti confío. Ahí está Nava, la puso. Gol en propia. Gol. Está claro, centro de banda. Gritalo. Gritalo bien fuerte. Gritalo bien fuerte. Morin en contra. Morin en propia al centro de Nava. Levanta la mano. Jesús. Ancora un cross dal basso e c'è il gol.
No. Sulla tre quarti giocano sempre per questi cross dal fondo. Prima c'era stato quello di Alex Telles, adesso con Jesus Navas, proprio per attaccare l'area e rimpallo in questo caso. Eccolo! Oddio! Io voglio dire una cosa a tutti i romanisti, una cosa. Ma se avete un allenatore, se avete un allenatore che decide dopo ha segnato di stare tutti indietro. Luca, siamo ancora in gioco. No, lo so. Ma io lo dico per i romanisti, guardi, ma quanto cacciano a Kist? Mamma mia, regà. Che tira di loro? Guarda. Zero per loro. Io non il primo calcio non ce la faccio veramente, manca a parlare. Il primo calcio di rigore per noi lo batte Cristante, ragazzi. Loro ne hanno già trasformato uno e dal punto di vista psicologico voi capite bene il peso di aver già trasformato un calcio di rigore. E qua si annulla tutto, ragazzi, si annullano tutti i minuti giocati, si annulla tutto quello che hai fatto e ti affidi al caso. Mamma mia Cristante, ragazzi. Non ha guardato troppo il portiere, si è preoccupato di metterla a raso terra. Mamma mia come l'ha messa. Mamma mia, momenti la sbaglia. La mela! Doveva essere spunto la mela! Degli sbagliati! Gli è palo, sotto, gli ha spaccato il labbro al bagno! Mamma mia raga, finisce male. Ma come Mancini, ciao. Vabbè, saprà tirare i rigori, raga, non lo so. Mamma mia, che rigore la mela. Ma perché Mancini? Vabbè raga, ve l'ho detto, i rigori è solo questione di testa. Va chi se la sente. Dai Mancio, Gasala, ma che rincorsa brutta è, no raga, tira fuori. Gasala, Mancio, c'ho paura, c'ho tanta paura. Sbagliata. Palese raga. Vabbè, palese raga, ma se fai tirare rigore a Mancini, ma che ti devo dire, se fai tirare rigore a Mancini, fai cosa vuoi. Ivan, con toda la experiencia, con toda tu clase, Rakitic, la acomoda el croata de mil batallas, va, el capitán del Sevilla para ponerse 3-1, dale Iván, por recto. Por tu familia recto. De Pino Montano, por tu familia. Del Sevilla, Rakitic, esta era, sí. 3-1, sí. 3-1. Ibañez, ma perché? Ma perché stiamo a far tirare i centrali?